vado a incontrare due persone che amano il pericolo, ma lo fanno perché intanto sono bravi, sono coraggiosi e soprattutto il loro coraggio serve ad aiutare gli altri, va a vantaggio degli altri. Sono dei militari che svolgono una delle funzioni più pericolose, un'attività più pericolose che ci sono sotto le armi. Sono sminatori dell'esercito, che vanno anche all'estero, soprattutto in Afghanistan, sapete, sono migliaia le mine che i talebani depongono e che restano là e possono fare spesso vittime innocenti. Loro stanno lì e svolgono anche questo compito, disinnescare le bombe e gli ordigni che vengono lasciati sulle strade. Sono un ufficiale ed un volontario di truppa, fanno parte del secondo reggimento guastatori alpini di Trento, il capitano Salvatore Toscano e il caporalmaggiore Vita Maria Citro. Buongiorno. Buongiorno capitano, come sta? Piacere. Caporalmaggiore, accomodatevi, prego. Accomodatevi, gli alpini sono galanti comunque, fanno passare prima le donne. Lei è volontaria, eh? E beh, adesso solo i volontari ci stanno nell'esercito, c'è un esercito di professionisti. Dopo tanti anni il nostro esercito è diventato un esercito di volontari e professionisti che imparano cose anche molto delicate come quelle che poi voi dovete mettere in atto. Il capitano Toscano, fra l'altro, lo voglio sottolineare, ha partecipato a 5 missioni in Afghanistan ed è stato anche decorato con una medaglia d'argento al valore, quindi complimenti. Grazie. Vuol dire che ha fatto il suo dovere con grande puntualità. Ecco, ma ecco la medaglia, la vediamo. È un mestiere che richiede molto coraggio, richiede molta competenza e molto coraggio, anche perché poi da quelle parti, insomma, non è che uno dice, ma sì, le conosco le bombe, quelli se le fanno da soli, quindi fanno pure bombe stravaganti, insomma, che non... Certo. Vabbè, che i principi sono quelli, però, insomma, a volte mettere le mani in ordigni che non si sa bene come funzionino, perché lì chiunque costruisce bombe da quelle parti. Sì, 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 c'è una certa esperienza nel costruire questa tipologia di ordigni e poi ci troviamo ad operare per metterli in sicurezza a favore della popolazione afghana e delle truppe che muovono. E certo, questo è importante perché non solo si proteggono i nostri militari che sono lì in missione, ma queste bombe spesso uccidono bambini, uccidono purtroppo civili, sì, locali, gente che ha solo la sfortuna di magari di metterci un piede sopra. Ma che caratteristiche deve avere uno sminatore? Insomma, intanto deve essere coraggioso, sennò va a fare un'altra cosa. Ma è chiaro. E poi... Per ben operare all'interno di questo settore bisogna avere sicuramente tanta professionalità, competenza e sicuramente sangue freddo per poter gestire situazioni che sono un po' al limite. Per sviluppare, affinare queste qualità, chiaramente si percorre un percorso che attraverso una virtuosa alternanza di momenti addestrativi, che è la base, il fondamento su cui si poggia poi tutto l'esercito, e momenti sul campo, questa alternanza consente di affinare queste capacità che poi permettono di operare su questi ordigni con coscienza e poter diciamo disattivare gli ordigni senza avere una seconda chance, perché purtroppo... E poi lì a volte non c'è... Sì. E quindi si studia tanto prima? Sì, sì, come dicevo si alterna momenti di intenso studio, di addestramento. Certo, sia la teoria sia la pratica sul campo, la pratica, sì. Però poi arriva il momento in cui non è più né teoria né esercitazione, le bombe sono vere e bisogna sapere cosa fare. È chiaro che i corsi danno gli strumenti per conoscitivi, però è chiaro che quando ci si trova sull'ordigno poi in condizioni di stress bisogna scegliere lo strumento conoscitivo e tecnico più adatto per ben operare. Caporalmaggiore Citro, abbiamo detto, fa parte del secondo reggimento guastatori di Trento dal 2009. Ma lei prima faceva un'altra cosa, lei era una sportiva, che faceva? Correvo con i go-kart a livello agonistico. Era una pilota di go-kart, come Schumacher. Beh, anche lui era, ha cominciato così. E ha vinto, vinceva pure. Sì, sì. Ho fatto vari campionati nazionali e internazionali e poi... Cioè lei al volante era una bomba, ha detto vabbè allora faccio lo sminatore. No, come è passato dal go-kart allo sminatore?
mi ero interessata sull'esercito, ho voluto provare per mettermi alla prova, poi ho continuato per un po' ancora l'attività agonistica. Ma ha scelto proprio questa specializzazione in particolare? Ho scelto proprio questa specializzazione in particolare perché poi ci sono dei numerici da rispettare. Da rispettare. Però quando gliel'hanno offerta è stata contenta. Sì, sono stata ha molto studiato, contenta. Ha fatto quanto addestramento ha dovuto fare? Abbastanza, se ne fa tanto per operare in sicurezza poi nelle situazioni reali. Ecco, le situazioni reali in cui ci si trova davanti a bombe vere e proprie, magari non esplose, mine, cioè ordigni messi apposta per far saltare in aria persone, veicoli, quindi messi ad arte e fatti in maniera che come si toccano esplodano, quindi sul campo poi è una continua sfida. Quotidiana. Voi vi sarete trovati, immagino, durante soprattutto la permanenza in Afghanistan davanti a tante situazioni realmente pericolose. Sì, diciamo nell'ambito delle 5 missioni a cui ho partecipato sono tanti gli episodi, però in particolare ricordo quello per cui poi è stata anche concessa la medaglia a cui prima accennava, in cui eravamo a supporto di un convoglio di camion civili afghani che dovevano fare rientro attraversando una vallata particolarmente infestata da questi ordigni e anche da elementi ostili. Nell'ambito di questo convoglio c'è stata appunto un'esplosione di un ordigno improvvisato che diciamo, ha creato un po' di scompiglio che poi è stato sfruttato dagli elementi ostili per imbastire un'imboscata. All'interno di questa imboscata io ero al comando della compagnia guastatori che tutelava questo convoglio, siamo riusciti sia a sfiltrare il personale ferito e a frapporci tra gli elementi ostili e i civili afghani, siamo riusciti a respingere diciamo, l'attacco, il fuoco perché nemico, poi avviene pure questo, la bomba serve a destabilizzare, a creare già qualche vittima e poi seguono spesso attacchi con armi da fuoco e quindi già... difendersi dalle bombe, in più dopo ti sparano pure addosso, non è una cosa... Un attacco combinato fatto ad hoc. Prima parlavo di bombe, fra l'altro ogni tanto, la guerra è finita da 70 anni, però ogni tanto ancora si trovano bombe in Italia, chiudono quartieri, autostrade, eccetera. Sì. E voi so che siete sarete impegnati adesso, fra poco, in questi giorni proprio, nella... neutralizzazione di un ordigno molto potente. Dove si trova? Di che si tratta? Ah, parliamo del Bombaday che sarà messo in atto il 25 aprile a Vicenza in occasione del disinnesco di questo maxi ordigno che la storia dopo 70 anni ci ha riconsegnato al presente, una bomba sganciata dalla Royal Air Force nel 44, il 17 novembre, che non è esplosa per motivi tecnici e che ora è stata rinvenuta. Chiaramente una bomba da 4.000 libbre, un contenuto di circa 2.000 kg di esplosivo. Una bella per cui, bomba, quindi, potrebbe fare, se esplodesse, danni notevoli. Eh sì, quota parte di Vicenza. Poi fra l'altro non so per quale motivo, so che è circondata di altre bombe, perché? Sì, perché praticamente quest'area in cui giace la bomba praticamente è un ex aeroporto militare che nel 1944 è stato massicciamente bombardato da inglesi e americani. E quindi ci sono state tante bombe inesplose. Infatti noi per giungere a questo ordigno principale chiamato Old Lady, praticamente abbiamo disinnescato 133 ordigni. Ecco, 133 bombe, ma pensate, cioè, il rischio è già moltiplicato 133 volte solo per arrivare alla bomba grande, che ancora deve essere disinnescata. Sì. Verrà disinnescata il 25 aprile verranno evacueranno circa 30.000 vicentini verranno evacuati. Comunque stiamo predisponendo tutte le misure di sicurezza per ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza. Bene, io sono sicuro che farete benissimo come sempre fate. Caporal Maggiore Cidro, ci sarà anche lei? Non ci sarò perché sarò impegnata in un'altra operazione Strade Sicure. E... Ah, quindi anche lei lavora quel giorno? Sì, lavoriamo in concomitanza con le forze di polizia. Non ha mai rimpianto il go-kart, no? Questi... No, non l'ho mai rimpianto. Non ha mai detto, potevo rimanere sul go-kart perché... No, è chiaro che ci sono zone. il lavoro è faticoso. Va bene, io vi ringrazio. Qua, abbiamo visto un po' di attrezzatura, ma... A parte l'attrezzatura, questa sono oggetti che usate
una volta c'era il carro sminatore, si usa ancora, quando facevo il soldato io, ai tempi delle Termopili, c'era il carro sminatore, che era un carro con delle catene che sbattevano per terra per far esplodere le bombe, non si usa più, credo. Diciamo la tecnologia si è evoluta, ci sono altri strumenti che concorrono alla... Che sono tipo questi, ma questi sono dei metal detector, cosa sono questi qua? Sì, metal detector. Questo cioè si impugna e quando fa bip bip... Se fa prima boom è un brutto segnale. Sì, non è il caso. È un brutto segnale. Se fa prima bip bip... In sostanza questo è il nostro metal detector che viene utilizzato... Che non è come quello che cerca le monetine sulla spiaggia, no. Insomma, questa è una cosa seria. Viene utilizzato a terra nel momento in cui comunque notiamo qualcosa, perché il nostro miglior mezzo è sempre la vista, è sempre chiaramente l'indizio visivo. Quindi lo accendiamo, abbiamo due manopole. E questo è sensibile al metallo? Sì, alle, sì, rileva metallo... E alle bombe delle plastiche. Che ancora non le fanno per fortuna. Insomma, ci stanno provando, però non siete vestiti così alla garibaldina, insomma, quando andate avete le tute corazzate, tutti gli equipaggiamenti, il metto, le cose eccetera. Beh, giustamente, questo non ho capito che cos'è. Questi si chiamano cappellozzi e vengono utilizzati durante uno sminamento per segnalare. Ah, per segnalare, quando date la bomba ci mettete sopra quello. Così uno va e dice, è carino, e lo tocca. Dai. Va bene, sono tante, questo non so, sono tante. Che è questo? Questa è un'asta di sondaggio. Ah, per sentire sottoterra? È un'asta di sondaggio dopo il rilevamento col CEIA, insomma si... Per capire a che profondità è l'urbio, sempre con cautela, piano piano, però sempre senza spingere. Insomma, voi avrete letto, sentito parlare tante volte di questi lavori fondamentali, lo ripeto, per le popolazioni civili, perché le guerre si lasciano dietro morti per decine di anni, proprio perché ogni guerra si lascia dietro una scia di ordigni inesplosi che senza persone così specializzate, così brave, continuerebbero a fare vittime, bambini e altro. Quindi grazie ai nostri sminatori, in particolare grazie al capitano Salvatore Toscano, grazie al caporal maggiore Rita Maria Cicro, siamo fieri di voi e da questa mina passiamo ad un'altra mina vacante che vaga da quella parte.